l'ultima giornata della fase Champions League, tre partite dirette, girone unico, due mini gironi, passa la prima direttamente, seconda e terza ai playout per la fase finale del Super 8 Cup. In campo Seleção maglia gialla e Bomber Gang in casacca rossa, conduce 2-0 a circa la metà della ripresa, il Seleção con doppietta di Hugo Potenza. Assente spesso dal gol, però nelle partite importanti sicuramente si fa sentire. Carpino per Schiattarella, vediamo, controllato da Stefano Palmieri che lo attende senza anticiparlo, scarica verso Lautiro, ancora lui, il numero 16 in casacca gialla, cross leggermente laterale per Carpino che non ce la fa a tenerla in campo e quindi si ripartirà da una rimessa laterale a favore della Bomber Gang che passa verso... com'è il cognome? Inelli, una cosa di questa. Carina. Bravo Marco, bravo! Fede, fede. Nicoli, no, ci mette più Barbato, Palmieri, Spanici, Liberti, questo è. Ah no, ah, è un altro, ok. Allora, Lautiro, vediamo, scusate, ripartiamo con la telecronaca, ancora lui, Luca, la palla col piedino sotto per cercare Schiattarella che difende benissimo il pallone, vediamo al limite dell'area, si destreggia, scarica verso Carpino, la sponda fuori verso Lautiro, ma fa ripartire Bomber a Liberti, ancora lui nel cerchio di centrocampo verso Liberti, ancora Bencivenga spazza, anche se leggermente in modo sbilenco. E quindi fallo laterale in posizione della tre quarti di campo, batte la rimessa, Spalice a cercare Aliberti, ma controlla bene Livio Barone, fa ripartire Marco Schiattarella, vediamo se chiuderà il triangolo, ancora lui cerca di far salire la squadra, lui a tiro nel cerchio di centrocampo, lateralmente cerca di controllare il punteggio, controllato da Picariello, il numero 16, contro l'altro numero 16. Vediamo, Antonio Carpino si appresta ad entrare nel cerchio di centrocampo, ancora lui, la palla sul suo destro con l'esterno verso Marco Schiattarella che lotta però alla meglio sulla rimessa laterale nei riguardi del numero 6 della compagine del Bomber Gang, Livio Barone, ancora lui verso Carpino sul calcio d'angolo controllato bene da Nicolella, Picariello, ancora lui, controlla in avanti a cercare lo scatto di Aliberti controllato benissimo da Fabio Daria, che passa a portiere Ciccio De Masi in versione Newcastle. Ancora grande sponda di petto di Ugo Potenza per Bencivenga, ancora lui, Luca Lautiero, un grandissimo gol di Lautiero, un campanile imprendibile a volo, grandissima realizzazione da parte di Lautiero che sigla il 3-0, per ora praticamente possiamo dire che chiude il match. Chiude il match una grandissima rete, rimarrà qui nella storia della Super 8 e dei tornei S Cup. Andrea Liberti, ancora lui il bomber, cerca di rifarsi controllando col suo compagno di reparto il gioco offensivo, Spalice, però bravo Fabio Daria a ripartire con Ugo Potenza, ancora sulla fascia, ancora Daria, vediamo, riguadagna una palla verso Schiattarella, sotto porta il cross, ancora verso Daria, esce bene Franz Marino che fa ripartire Picariello sul fascia sinistra, ancora lui lancia a cercare lunghissimo, Spalice di prima, esce Ciccio De Masi e la palla carambola sui piedi proprio del portiere, quindi si partirà da un calcio d'angolo a favore della Bomber Gang. Picariello ci prova di testa, la rete che accorcia le distanze, 3-1 il punteggio, dopo anche una deviazione della difesa che mette fuori gioco il portiere De Masi, quindi vediamo Bomber Aliberti prende il pallone e riapre quindi il match la Bomber Gang, Marco Schiattarella, Luca Lautiro battono a cercare il proprio difensore Daria, ancora lui, apre il gioco sul laterale sinistro Bencivenga, ancora lui verso Luca Lautiero nel cerchio di centrocampo, arretra leggermente, palla quindi che fa girare la difesa del Seleção, Livio Barone sulla sua fascia, si destreggia, esce bene, palla al piede con un tocco sotto, serve Ugo Potenza che fa una spunta improbabile dietro e rischia un pochino la compagine, si complica un po' la vita la compagine del Marco Schiattarella, Ciccio De Masi però risolve tutto passando il pallone al liberissimo Antonio Carpino che controlla verso Marco Schiattarella e c'è una trattenuta vista dall'arbitro a nostro parere corretta perché Schiattarella è un po' il suo gioco, diciamo, prendere e fare falli con le braccia. Picariello
Ancora lui sulla sinistra, salta due uomini, ancora lui con le sue lunghe leve, vediamo, fa la sponda verso Nicolella che perse il pallone, Luca Lautiero, ancora lui, numero forse probabilmente il involontario, se ne va sulla fascia, controllato bene dalla difesa della Bomber Gang, che spazia in avanti, Carpino contro Aliberti, il duello è molto giovanile in questo frangente. Mentre Fabio D'Aria fa ripartire il centrocampo, Lautiero, siamo già a 5 minuti di telecronaca, attendiamo l'ultima azione sulla fascia, Ben Civinga, ancora lui, verso Lautiero che perde il pallone, fa ripartire Picariello che smista per Spalice, la palla non ci arriva, controlla bene Ben Civinga, D'Aria ancora lui sulla fascia sinistra, verso Lautiero. Vediamo, cross in mezzo a cercare Schiattarella, ma rilancia bene la squadra del Bomber Gang. Ancora qui, vediamo nel cerchio centrocampo, seguiamo questo contropiede che non si concretizza e chiudiamo qui il collegamento.